alfabetico, inevitabilmente sono anche qui l'ultima, come a scuola e anche quando si fanno le votazioni per appello alla Camera. Intanto ringrazio molto Rodolfo Di Ciambrino per avere per primo avviato questo confronto che per nostra anche diciamo nostra responsabilità, tutti e tre, Andrea batte tutti, credo riesce a fare 10 iniziative al giorno, Andrea batte tutti in quanto a impegni, ma Salvatore anche non scherza, non siamo riusciti a vederci prima e in realtà io credo che sia importante non solo che noi parliamo, ma che ascoltiamo anche molto, perché credo che sia venuto il momento di confrontarsi anche con molta serenità e molta sincerità su come stanno andando le cose, come Andrea ricordava, 7 anni e mezzo dopo. Questa serata mi fa doppiamente piacere perché siamo esattamente nei 20 anni di quella fogliolina che stanno lì. Perché nel 1995, proprio in questa città, e quindi mi fa piacere per tre volte che siamo qui in questa città, 20 anni dopo, a parlare di una cosa che in qualche modo è nata da quell'esperienza lì. Perché è vero che il Partito Democratico nasce per mettere in sicurezza, per salvare e per trasmettere il cuore e il valore di grandi tradizioni politiche, democratiche, culturali del nostro paese, diciamo la parte nobile che ha fatto grande l'Italia, che ha scritto la Costituzione, ma è anche vero che per arrivare lì siamo dovuti passare da una incubatrice, chiamiamola così, o da una storia che è soltanto italiana. Non voglio ripetere quello che avete già sentito e vorrei magari problematizzare un po' di più il tema, non senza però anche io dirvi con una consapevolezza molto alta che possiamo davvero essere grati a chi ha cominciato a pensare alla nascita di un partito davvero nuovo per mettere però in sicurezza le radici di una storia, perché è un partito di successo. Io dico sempre che il confronto che va fatto è certamente quel 40% delle europee, ma nel confronto con quello che è successo negli altri partiti di centro-sinistra e di sinistra in giro nell'Europa. Cioè non è un caso che soltanto l'Italia ha portato a casa un risultato così straordinario. Non è successo perché da noi c'erano delle ragioni di più. È successo perché noi avevamo intuito per tempo che bisognava innovare per mantenere viva e per portare a successo quella storia. E infatti il Partito Democratico Italiano ha potuto, da questo punto di vista, come dire, vantare certamente uno straordinario primato. Credo che Renzi, quando si siede o si incontra con gli altri leader della sinistra europea, possa sentirsi forte non solo di un successo che, come molto giustamente Salvatore ricordava, non è solo personale, ma è una storia, di una storia collettiva, cioè di una presenza che ha saputo anche poi tenere insieme la classe dirigente, imbarcare nuovi e mantenere anche un'organizzazione che già esisteva. Quindi c'è il successo personale di Renzi, la sua straordinaria capacità di parlare, di comunicare, dal mio punto di vista a volte anche un po' eccessiva, e la sua energia, ma c'è
poi tutto il popolo e la classe dirigente di questo partito. Ecco, io dicevo però che è venuto il momento anche di farsi un po' di domande, e la prima che mi sono fatta, mentre oggi io sono stata a Piacenza, quindi non sarò neanche così ordinata come i due interventi che mi hanno preceduto, perché sono passata dalle riforme costituzionali, le donne e l'Islam, e stasera parliamo del partito. Però è venuto il momento di farsi delle domande, alle quali oggi, mentre io rileggevo questo documento, pensavo che qui non abbiamo dato risposte e che oggi comincerei a prendere in considerazione. Per esempio, qui noi non abbiamo affrontato il tema della democrazia interna al partito, cioè di come si sta insieme dentro un partito. Così mi venivano in mente Andrea l'ha ricordato all'inizio, tutti e tre, noi siamo entrati a far parte di questa commissione che si riunisce ogni tanto, presieduta da Orfini, e che sta valutando, non ho neanche ben capito quale sarà poi il risultato finale. Comunque stiamo studiando e ragionando su questa, sulla forma partito e anche lì su come fare più forte e migliore il Partito Democratico. Abbiamo in questo contesto avuto delle audizioni con i segretari che di volta in volta si sono succeduti alla guida del PD. Abbiamo ascoltato Beltroni, abbiamo ascoltato Epifani, che è stato un segretario, per modo di dire, però, perché in realtà doveva essere soltanto una sostituzione, poi la sostituzione è diventata in maniera anche lì non chiarissima. Abbiamo ascoltato Bersani e abbiamo audito Franceschini. E mi colpiva, riguardando un po' gli appunti che avevo preso, anche se non tutti chiarissimi, mi ha colpito abbastanza il modo in cui affrontano il tema di come è nato il Partito Democratico. Franceschini ha detto testualmente che è nato da uno strappo troppo rapido, perché in realtà il Partito Democratico doveva venire con più calma, e che in realtà è arrivato prima Veltroni, poi è arrivato il PD che insomma comunque era stato uno strappo. Bersani ci ha certamente trasmesso l'idea che poi espresso lui esprimeva con quella famosa frase: il Partito Democratico vero sarà quello dei nativi, e che quindi c'è ancora un prima e dopo che non è del tutto risolto. E Veltroni a sua volta ci ha consegnato l'idea di un partito che non ha risolto il rapporto, la relazione tra il prima e il dopo. Lui ha detto è un partito dove le correnti di fatto si sono ossificate, sono diventate troppo rigide, e sono delle posizioni ormai che servono a rappresentare, costituire filiere vere e proprie dentro al partito, un partito dentro al partito. Ecco, noi per esempio in questo documento non abbiamo affrontato questo tema del pluralismo e di come si sta insieme, e non è una cosa da poco vivendoci insieme, perché poi ha un riflesso molto grande anche per esempio nel gruppo parlamentare. Io mi ero aspettata che per esempio l'arrivo di tutti questi giovani comportasse un mescolamento più grande, che invece non c'è, perché oggettivamente non c'è. E questa tendenza a rimanere ognuno legato alla partenza congressuale, cioè io mi sono schierato con, e quindi da lì in poi nasce una specie di nuova area con nomi, cognomi, che si trova, che ha dei modi, dei linguaggi, dei documenti, che va tutto benissimo, nel senso che il contributo di idee va tutto benissimo, ma nell'ossificarsi, come ha detto Beltroni, si crea la difficoltà, perché naturalmente si tende a prolungare anche un confronto a volte
che non va neanche più nel merito delle cose. Ormai ti aspetti sempre che si alza qualcuno che esprime un punto di vista iper-renziano, e lo capisci dalle cose che dice immediatamente, e poi invece un altro che contesta a prescindere. Questo però è un po' anche il risultato di questi modi, delle regole con cui noi l'abbiamo costruito, perché quando io mi trovo in direzione, si potrebbe dire, e Andrea credo che la pensi come me, noi potremmo già prevedere fin dall'inizio come va a finire la direzione, perché come voi sapete il segretario porta con sé una, soprattutto poi quando si vince come nel caso con cui, nel caso di Renzi, con una maggioranza così grande, ti porti dietro una quantità di voti che ovviamente in un certo senso finiscono quasi con impoverire il confronto nel merito delle cose, perché il risultato è già quasi scontato all'inizio, insomma puoi avere qualche spostamento e quindi c'è anche poi anche una lacerazione. Adesso non so in quanta misura Andrea l'abbia vissuta, ma penso di sì, insomma abbiamo avuto anche dei momenti di tensione davvero molto grandi, con una sofferenza anche molto grande, perché ti devi poi misurare, ti devi misurare con gli iscritti che ti mandano messaggi, con i tuoi lettori che ti chiedono spiegazioni, con le scelte che vengono fatte, e questo secondo me implicherebbe una partecipazione molto più grande, e probabilmente questo documento lo dice molto bene, ma io penso che lo dovremmo dire ancora di più di quanto non l'abbiamo detto qui, c'è la necessità di fare partecipare davvero di più la nostra gente, non soltanto quando la chiamiamo a votare alle primarie, e credo che la differenza debba diventare semmai questa, insomma, no? Cioè che poi se va in un circolo, si decide, si raccoglie anche l'opinione, il parere, l'orientamento, e questo materiale in qualche modo, e qui ha ragione Salvatore quando dice che ci vogliono anche poi delle professionalità nell'organizzazione, che quindi tiene conto di che cosa si muove. E per esempio, per arrivare a questo, qui noi lo diciamo, però anche qui forse dovremmo svilupparlo di più e con più forza, un partito più federalista, perché la differenza che c'è tra il Partito Democratico nel suo funzionamento, nelle sue modalità di vita dell'Emilia Romagna, nella sua cultura, perché qui ci sono proprio modi culturali di fare atteggiamenti, orientamenti, e certe regioni del sud, è enorme. E poi abbiamo ancora altra questione che secondo me non abbiamo ancora sufficientemente risolto, la questione delle regole. Noi ce ne siamo date tantissime, ma facciamo continuamente delle eccezioni a queste regole, oppure ci confrontiamo con le regole quando sono saltate. Faccio l'esempio della vicenda recentissima che ha riguardato la questione di De Luca. È solo un esempio. Noi ci siamo sempre detti che nel caso che tu abbia, nel caso di De Luca siamo a una condanna, anche se anche io la considero una cosa, quando tu vai a vedere di che cosa si è trattato, l'abuso di ufficio di De Luca è un abuso di ufficio che deriva dal fatto che ha sbloccato un cantiere bloccato, cioè è uno dei sindaci che alle prese con le difficoltà di questo paese si è assunto una responsabilità e l'ha esercitata. Però è anche vero che poi ci sono tutti quelli che ti scrivono e dicono: ma voi che vi riempite la bocca della parola legalità, adesso questo è l'ultimo esempio, ma ce ne sono tanti altri che potremmo fare. Poi ci abbiamo un'altra questione ancora che riguarda sicuramente il fatto che c'è un nodo da sciogliere che ha a che fare con i modi di stare insieme, sul vincolo di mandato e sui passaggi. Il vincolo di mandato è il modo di stare dentro al partito. Il vincolo di mandato, come voi sapete, non riguarda gli eletti, cioè
si è eletti senza vincolo di mandato. Voi sapete che in questo momento c'è un dibattito molto grande. Grillo, per esempio, propone che il vincolo di mandato venga eliminato, cioè tu vai lì per fare quello che ti chiede, in questo caso il movimento, nel loro caso poi sono i loro sondaggi online. Noi pensiamo invece che la Costituzione vada rispettata. Questo però ti mette continuamente in una situazione di tensione. Sapete che cosa è successo quando ci siamo trovati a discutere e a votare il Jobs Act. Sapete che cosa sta succedendo o è successo quando ci siamo trovati a discutere il pacchetto delle riforme costituzionali e tra un po' ci ritroveremo addosso alla legge elettorale, dove si è aperto un dibattito molto grande tra chi dice che bisogna rimetterci mano e chi dice che non bisogna rimetterci mano. Non entriamo nel merito delle questioni, ma sono questioni non di poco conto. Noi pensiamo e abbiamo sempre detto che l'obiezione di coscienza, cioè che il voto in totale dissenso dal tuo partito, perché insomma una cosa è non votare, una cosa è astenersi, una cosa è votare contro, che si deve riservare dove c'è l'obiezione di coscienza. Si sta allargando in una maniera enorme questa obiezione di coscienza, perché in realtà sta toccando molti altri temi, per quanto rilevanti possano essere, e anche lì ci si domanda fino a che punto si può rimanere. Ve lo dice una che ha votato Civati al congresso, quindi, come dire, io con Civati ho avuto discussioni rilevanti su questo punto, fino a quale misura si può stare insieme dentro a un partito, in una comunità in cui però poi quasi sempre ti trovi in una posizione del tutto diversa. E al tempo stesso, in questo periodo, noi ci dobbiamo domandare: le riforme che stiamo facendo e ciò che sta avvenendo, quanto sta già cambiando della natura del nostro partito, dell'identità del nostro partito? Perché, per esempio, tutti e due, Andrea e Salvatore, e anche noi qua, mettiamo subito in testa tutto l'idea del partito vocazione maggioritaria. Ma questa vocazione maggioritaria, in realtà, come la decliniamo? È la vocazione maggioritaria che ti porta a pigliare tutto e quindi tu torni ad essere... E il bipartitismo, guardate, che tende ad andare molto più in quella direzione del bipolarismo. Il bipolarismo, che è l'eredità di quella cosa lì, delle foglioline dell'ulivo, e che era stata l'idea iniziale, prevede che tu abbia un centro-sinistra, quindi tendenzialmente una coalizione, un centro-sinistra che ha un progetto alternativo al centrodestra e che propone a questo paese un progetto di paese alternativo rispetto all'altro, sul quale l'elettore è chiamato ad esprimersi. Quindi sei in un percorso che ti porta a una forte identità. Quindi quella è una vocazione maggioritaria, anche quella è una vocazione maggioritaria, ma è una cosa ben diversa da una vocazione maggioritaria che invece diventa bipartitica e dove, come noi ci sta capitando, ci troviamo dentro Scelta Civica che entra e non si è ben capito perché, e ti dicono siamo entrati perché Renzi per noi è diverso da Bersani. Perché il programma di Renzi è completamente diverso da quello che proponeva Bersani, oppure perché ci stiamo bene anche noi. Non è che tu pensi che proprio dall'NCD, dal nuovo centrodestra fino a tutto il PD non si annacqua la tua identità, c'è qualcosa che non funziona, cioè siccome ogni tanto il dibattito arriva persino a nuovo centrodestra e di conseguenza anche lì si arriva alle strutture delle primarie che abbiamo visto in Liguria, dove si è accettato che votassero, in questo caso io sono d'accordo con
conservatore. Anche io penso che questo partito debba essere un partito aperto, che non deve avere paura, ma nella trasparenza e nella chiarezza. Per fare questo io credo che, per esempio, noi dovremmo andare sicuramente a una legge per le primarie, cioè che le primarie vadano regolamentate per legge, perché a quel punto lì tu togli via tutto questo margine di rischiosità che ti porta ogni volta a conflitti anche devastanti, perché la Liguria non è stato uno scherzo, anche se noi non l'abbiamo vissuta in prima persona, ma penso che bastava vedere la faccia dei colleghi deputati che arrivavano dalla Liguria per capire che condizioni erano. Insomma, adesso, al di là delle simpatie personali o antipatie personali che si può avere nutrito per Sergio Cofferati, il fatto che uno poi alla fine prende, se ne va e lascia addirittura il partito nel giro di 3 giorni, un problema te lo pone, così come i racconti che ti vengono fatti di come si sono svolte le cose. Quindi certamente la strada maestra è quella di decidere che le primarie si fanno per legge. Anche l'uso che noi stiamo facendo o abbiamo fatto delle primarie, chi vi parla è certamente una sostenitrice, perché è verissimo quello che ha detto Salvatore. Se oggi siamo arrivati qua, se oggi Renzi è il segretario, è il premier, il segretario del più importante partito di centrosinistra d'Europa, è il premier, lo si deve al fatto che la competizione è stata davvero aperta, che dimostra che la competizione si può vincere partendo anche da posizioni, in fondo era un sindaco, insomma, un sindaco che diventa segretario e poco dopo si trova a fare il presidente del Consiglio, dimostra che la competizione, quando è vera, porta davvero delle rivoluzioni non piccole. Ma per tornare da dove ero partita, va bene tutto quello che sta succedendo, che è successo dappertutto, il ricorrere continuamente alle primarie dei parlamentari, per esempio, hanno davvero avuto un significato, o non è meglio dirsi che dovrebbero essere regolamentate per legge, che a questo punto le fanno tutti, e che quindi una delle battaglie che deve fare il partito è quello di portare in porto una legge che rende obbligatorie le primarie e decide però su quali. All'inizio noi le avevamo, per questo abuso che se ne sta facendo, per cui tutto si risolve con le primarie, sta di fatto impoverendolo moltissimo questo strumento. Noi tre che siamo seduti lì, li abbiamo ascoltati, non c'è un incontro in cui non ci siano almeno 5 che dicono che le primarie si può andare avanti così con le primarie. E penso che sia ormai una cosa che in qualunque circolo la si raccoglie. E cioè, fate troppe primarie, ci chiamate continuamente, quindi c'è. Questo documento propone, tra le altre cose, di fare solo delle tornate una volta per tutte, mettendole insieme. E quindi so che facciamo contenti alcuni segretari di circoli che si lamentano che c'è anche molto lavoro da fare, è molto faticoso, è costoso. E qui anche si apre un altro tema. Abbiamo abolito il finanziamento pubblico. Ce la faremo? Tra quando ci troveremo ad avere qualche problema da questo punto di vista? È giusto poi, è proprio così giusto che un partito non abbia in alcun modo, essendo previsto in Costituzione che i partiti fanno parte, diciamo, anzi sono uno strumento fondamentale della democrazia, che vengano totalmente privati di questo, o l'abbiamo abolito soltanto per fare contento l'ondata populista che ha attraversato il nostro paese? Cerco di concludere, ecco, con questa cosa che vi dicevo: partito leggero, partito largo e aperto va benissimo, partito della nazione, ho cercato di dirlo prima, non va per niente bene. Se il partito della nazione vuol dire che è un partito che in realtà ha perso la sua identità o perde la sua identità, perché in quel caso lì non è che parla a tutti, è il partito piglia tutto, e il partito piglia tutto vuol dire che non ha un progetto alternativo, e vuole dire assolutamente legittimo, però abbiamo costruito una cosa diversa da quella che ci eravamo detti, oppure stiamo costruendo una cosa e la stiamo cambiando senza dircela.
In questo caso, la mia opinione è che si tornerebbe esattamente al punto, come nel gioco dell'oca, al punto di partenza, perché un partito centrista, con una vocazione sostanzialmente centrista, un'identità sbiadita, è la rinuncia del centrosinistra a vincere con le sue ragioni, i suoi valori, i suoi progetti e la sua identità, per diventare un partito invece molto più annacquato, in cui le radici sono anche loro, diciamo, lasciate lì più come un ricordo che come una declinazione invece del loro valore nel presente. Mi rendo conto di avere probabilmente messo un sacco di questioni che dovrebbero portarci a rimettere anche ad aggiungere forse alcuni capitoli a questo documento, ma mi sembrava giusto consegnarvi anche un po' dei dubbi o delle domande che io stessa mi vado facendo su questo partito. Thank you.